E infine abbiamo un libro inesistente. Questi sono i famosi libri inesistenti, cioè libri che se si cerca sui repertori non ci sono mai. Questo è un libro curioso, dalla preistoria alla storia, un libro post-situazionista, che fa seguito a un'evirazione che Bertardi, il compagno Bertardi, famoso Bertanelli di Verona, fa su un libro, su una traduzione dal francese sulla banda Bader-Meinhof, perché la ritiene troppo radicale nella sua critica al terrorismo, e la fa scrivere a Ivan Della Mer. E naturalmente i post-situazionisti ritengono invece che questo tipo di introduzione fosse un ottimo documento e quindi la pubblicano. Però è ovvio che non si troverà mai in nessuna libreria, in nessun repertorio bibliografico, in nessun indicatore librario dalla storia, alla preistoria. Quindi questo è un libro che non esiste. E qui abbiamo un po' capito il senso un po' del nostro ragionamento, no? Attraverso questi vari casisti, questi vari casi. Il primo libro pirata è questo. E non a caso è fatto da una casa editrice di Area Libertaria, no? Il famoso materialismo dialettico e la psicanalisi di William Ray. Ed è un'operazione pirata, che un corsaro più che pirata, che costerà il sequestro e la distruzione di tutte le copie. Perché la Sugar che deteneva i diritti si scatenò in particolar modo contro questo piccolo editore siciliano. Naturalmente prima del sequestro qualcuno ne ha portate via qualche copia. Questa è una di quelle, di qualche delle poche copie che sono girate. Capire un po' la dimensione, no? L'area, la prospettiva, no? Che muove. Passeremo a un altro caso strano, sempre di ordine situazionista. Anzi no, prima vi voglio far vedere un bel libro, Ma l'amor mio non muore. Questa è la Bibbia della contestazione, no? Anche questo sequestrato, più volte ristampato, ora ristampato anche da Nautilus. Questa è la famosa casa editrice Arcana, no? Che ha pubblicato le cose splendide, fatta da Raimondo Tizzi di Roma, no? Questo grande pittore, questo grande studioso, bibliofilo, collezionista, bibliofolio. Io l'ho conosciuto, è veramente un personaggio strepitoso. E questo libro è un po' appunto, insomma, il padre di tutti i libri della controcultura, no? Naturalmente anche qui l'editore intelligente, sensibile, già propenso alle logiche di sequestro, ovviamente andava di notte a prendere le copie che venivano.